Anna Alvarez ci ha portato il frutto della sua lunghissima esperienza come analista e come insegnante per psicoterapeuti psicoanalitici e anche come supervisore, quindi una ricchezza di materiale sedimentata nel tempo e arricchita nel tempo. Gli stimoli sono tantissimi, no? Io credo che una delle cose che io ho colto maggiormente dal lavoro di Anna Alvarez di questa mattina è una riflessione molto attenta su tutto quello che oggi viene un po' frettolosamente diagnosticato come DSA, perché dietro un sintomo c'è una funzione, no? Come io dirò, credo, nel mio intervento, no? E come quindi il lavoro psicoanalitico sia una continua ricerca di qualcosa che appare come misterioso, ma che in realtà con un lavoro lungo e attento e paziente può essere cercato e molte volte può essere trovato. Questa mi pare la suggestione più interessante che io ho potuto fare dentro me stessa ascoltando stamattina Anna Alvarez. E come il lavoro dello psicoanalista o dello psicoterapeuta infantile sia un lavoro di costante ricerca nella stanza di analisi. Non c'è mai niente di dato, è tutto da trovare. Certamente anche un bambino addormentato, ritirato e senza speranza, ma anche quella che in esordio alla sua relazione Anna Alvarez chiama la passione. È un lavoro che richiede una grande passione e passione è una parola che ha una valenza positiva, ma anche una valenza dolente, da patior che vuol dire soffrire. Ecco, questo è quello che mi sento di poter dire così, a botta calda.